Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Stavo riflettendo su come il web, l'online, abbia cambiato la mia vita e la lavorativa. Forse anche... no, lavorativa. Eh, il lavoro è... per me il lavoro è vita. Scrivimi nei commenti se sei d'accordo, cioè... è la vita il lavoro. Cioè, non mi... mi sembra più normale che una persona sia appassionata al proprio lavoro, o ci vada con piacere, ci, tra... ci trascorra delle ore, che goda quando vada al lavoro, e piuttosto è una persona che mh, odia il suo lavoro e lo fa solo per fare soldi quindi sta dando sta sottraendo vita sostanzialmente per in cambio di soldi cioè, mi sembra meglio vivere a 360 gradi eh, facendo qualcosa che ti piace io personalmente chi mi segue lo sa con cioè, lo chiamo lavoro ma io non lavoro dico sempre io vivo ok quindi Bisogna dargli un nome quando la gente mi dice dove sei, sono al lavoro, ma in realtà io sarei qui a fare le cose, oggi è il 16 agosto, sono qui, ieri era il 15 agosto, sono qui perché voglio essere qui, non voglio essere altrove, ok, cioè decido quello che faccio e comunque e ti sembra quando raggiungi questo livello, ti sembra di non lavorare, cioè io non lavoro. Non ho quella, uh, quel magone la mattina di andare a fare un qualcosa che se potessi scegliere veramente me ne andrei da un'altra parte. No, io uh, scelgo, io scelgo, ok? La felicità è scegliere. Scrivetemela questa, mi è venuta adesso. E la felicità è scegliere. Cioè, tu scegli, se puoi scegliere vuol dire che sei libero e vuol dire... Quindi che non, il tuo lavoro si mischia con la tua vita, per me il lavoro è vita, ok? E uh, quindi i, mi sono sempre mosso uh, nel fare ciò che mi appassiona, ok? Quindi sono partito tanti anni fa con la prima mia più grande passione: la musica. La musica inizio, voglio fare il cantautore, inizio a fare le mie canzoni, poi la vita ti porta su altre strade. Cioè, ho già fatto un video su questo. Alla fine devi seguire la tua vocina interiore, poi quello e ti devi fidare. Quello che succede succede, tu non sai, sì, vuoi fare qualcosa, ma non lo sai qual è la tua strada. Una prima condizione essenziale per raggiungere la felicità è avere l'umiltà di dire, io non so effettivamente cosa voglio, ok? Sento dentro di me un qualcosa che mi spinge a fare delle determinate cose, seguo ciecamente con coraggio, perché ci vuole coraggio molto spesso, perché abbiamo pressioni sociali, uh, paure, soldi che mancano e dobbiamo... Cercare di uh, mettere insieme tutte queste cose, ma se con coraggio vai dritto per la tua strada, non ascolti nessuno, ascolti solo te stesso, quella non puoi sbagliare, ok? Ci vuole coraggio. Ho passato momenti veramente allucinanti, uh, tu, Cioè, veramente non è facile, me ne rendo conto. Però, se superi la tempesta, quello che c'è dopo, ragazzi, è. Pazzesco, è proprio una vita ah, leggera, non superficiale, ma leggera perché sei in pace, fai quello che ti piace non hai, e te la godi. Ok? Allora inizio a fare la musica: musica, 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 poi apro la mia etichetta perché, comunque, apre, si scopre facendo ascoltando la mia vicina interiore, facendo musica, scrivendo le mie canzoni, cercando di promuovermi, si scopre che sono bravo a promuovermi. Ah, poi le band, mi, le band amiche, mi, mi vedono i miei risultati, gli articoli che escono, le interviste, le, le, le recensioni, e mi chiedono, lo puoi fare anche per me? Lo puoi fare anche per me? Lo faccio per gli amici e apro l'etichetta, dopodiché lo faccio anche per persone che non conosco, che mi pagano e questo diventa un lavoro. Ok, quindi apro l'ufficio stampa, lavoro nella musica. E ovviamente il web eh, c'è già nella musica perché con i social uno si promuove: promuovevo gli artisti, c'erano i blog, le web, se ne usavo il web. Tutto cambia, tutto si amplifica quando inizio a dire: Ok, tutto questo percorso che io ho fatto lo insegno agli altri musicisti, io ho, mi sono messo in proprio. Mm, ho aperto la mia etichetta, ho, ho, ho aperto l'ufficio stampa, lavoro. Queste informazioni, questa esperienza che io ho acquisito può essere utile ai musicisti sia per chi vuole promuoversi da solo, perché comunque all'inizio la promozione può avere dei costi se vai da un ufficio stampa si paga, ma con l'online se ti sbatti, almeno io sono partito così, puoi fare da solo. Ok, ho sdoganato questa cosa che potevi promuoverti da solo. E quindi ho iniziato a fare corsi, consulenze musicisti e avevo due tipologie di clienti, il musicista che si voleva autopromuovere e la persona che, che molto spesso è sempre un musicista che però vuole aprire la sua realtà lavorativa a lavorare nella musica. Quindi canale YouTube, video, video corsi, consulenze. Da un diciamo, giro di clienti che erano soltanto persone o musicisti o persone che volevano... Uh, o promuoversi da soli o mettere in piedi la propria realtà, ok, i miei clienti. No, scusate, sto dicendo che all'inizio sono partito. Uh, con il, si parte con il done for you, no? lo faccio io per te e quindi facevo questo lavoro, cioè promuovevo gli artisti e, e le persone. boh, basta. Promuovevo gli artisti. Scusate, c'è la batteria scarica. Promuovevo gli artisti, punto. Dopodiché. Arriva al web, arriva a YouTube, inizio a fare video e, e oltre al done for you, cioè promuovo gli artisti: che cosa c'è? Insegno. Pazzesco! Insegno quello che so fare ad altri. Invece di. a un certo punto, forse ero saturo di Smart, mi lavoravo tantissimo, ho detto: oh, Adesso ve lo insegno ve lo fate da soli. Io creo dei prodotti che. confeziono dei prodotti che. Uh, voi li guardate e avete e riesco a trasmettervi le mie competenze come lavoro e voi imparate. Quindi per tutte quelle persone che volevano imparare da sole, sia i musicisti che chi voleva aprire un'etichetta o filo stampa, c'erano i corsi. E qui c'è già un amplificatore. Quindi partiamo, io promuovo musicisti e artisti e posso guadagnare X. Ma se poi insegno ai musicisti e artisti a fare quello che faccio io, ho altri clienti. Cioè sì, ho raddoppiato il mercato. Nel, guardate ancora, si va avanti. Nel, nel dover vendere videocorsi e consulenze ho dovuto imparare, studiare come si fa un videocorso, come si promuove, come si vende, il marketing. Io prima pro, pro, procedevo così, ma il marketing è un argomento vastissimo. Ti permette di, al, di guadagnare di più, di vendere di più. I social, i video. E ho imparato soprattutto... Mi sono anche riscoperto bravo nel fare video, nel vendere attraverso i video. Ok, perché dovevo vendere uh, okay. e vendo tuttora. Andate a vedere, Michele Maraglino Musica. Vedete l'altro mio canale: vedete la descrizione dei video, è pieno di servizi di corsi: di tutto. Sia servizi di promozione sia video corsi per autopromoversi per aprire etichette. C'è tutto. Ok. E ancora lavoro, vi ho fatto vedere recentemente in un video il mio click funnel, quanto in una settimana, quanti pagamenti, c'erano più di 1200 euro in una settimana da quel mondo, e se ci pensi, quel mondo lì, chi mi segue lo sa, sto molto spingendo quest'altro canale, Michele Maradino Business, ovviamente ci ho lavorato dieci uh, anni di là, è normale che adesso può andare da solo, ok, quindi... Quel, quel, quel click funnel che ti ho fatto vedere quella settimana, praticamente mentre io mi dedicavo a questo canale, mi arrivano i guadagni dall'altro canale. Ok? E questa è la potenza di YouTube, soprattutto per come funziona i video che sono asset. Ve l'ho parlato in un altro video, andateveli a guardare. Dopodiché arriviamo a Michele Maralino Business, dove io ho iniziato a insegnare adesso con il mio nuovo prodotto. Mio, ho lanciato il mio nuovo servizio, Cash, il mio primo servizio nell'ambito business, Mara Cash. Uh, ti insegno a prendere, creare un canale YouTube e portarlo in poco tempo a monetizzare in modo massiccio. Ti faccio l'esempio di questo canale che uh, qui in, avrà 16-17 mesi, marzo, siamo ad agosto, fate il calcolo voi, comunque in poco tempo già mi porta 10.000 euro. Okay? Andate su cash.michelemaranino.com se volete aprire un canale YouTube e guadagnare a 360 gradi, anche se volete fare un Cash Cow channel. Va benissimo, vi posso seguire, vi posso aiutare, vi, vi posso aiutare soprattutto nel capire dove è meglio per voi, secondo la vostra esperienza, in quale nicchia aprire il canale e poi vedere come monetizzare con le affiliazioni, come ottenere partnership, come ottenere sponsorizzazioni, come guadagnare con la pubblicità in modo massiccio, ok? Io già sono arrivato a più di 1000 euro, credo che, che agosto chiuderà a 1200, ragazzi forse 1400 per come sto vedendo, però manteniamoci sui 1200, abbiamo fatto 1100 a luglio, 974, scusate 1100 a giugno, 974 a luglio e mi sa che agosto chiude a 1400, cioè la cosa è esponenziale, quindi anche se vuoi aprire solo un cash cow channel io ti posso aiutare a farlo diciamo espandere, cioè di, a guadagnare molto di più rispetto. Agli altri, considera che questo canale non ha neanche 9.000 iscritti e ha dei guadagni che di solito fanno canali da 30 a 50.000 iscritti. Ok? Cioè, pensa quando io arriverò a 30.000 iscritti. Quindi, YouTube è una bomba. Se vuoi aprire un business online completamente alla fine, non ha costi, devi solo creare video. Ho creato questo servizio. L'ho messo su cashmichinemadrino.com uh, sì, e praticamente come funziona? Ci sono due ore di consulenza dove io e te ci parliamo, ti spiego, tu mi racconti che cosa hai in mente, io ti racconto cosa è meglio per te dalla, dalle varie idee che hai o se non hai idee cerchi, cerco io di estrarle fuori chiedendoti cosa ti piace, cosa non ti piace e poi ti spiego tutta la strategia per massimizzare i profitti, ok? Ti, ti spiego, però andiamo proprio specifico sul tuo uh, canale, cerchiamo di capire quale canale fare e poi andiamo specifici a... Nella nicchia che abbiamo scelto, e ti dico: allora per questa nicchia puoi prendere questa piattaforma, questa piattaforma, questa piattaforma per le affiliazioni. Se, se non vuoi metterci la faccia solo che Scauciane, allora devi fare i video in questo modo, così, così, così. Anche la strategia di realizzazione di video che convertono tutto nelle due ore di consulenza che poi registro e te le rivedi. È una sorta di corso per te. Specifico. Poi c'è il video corso completo altre due ore, si chiama YouTube Secrets per tutte le questioni tecniche pratiche proprio di come creare i video anche, come farli con l'intelligenza artificiale. C'è tutta una lezione su tutti i tool, c'è praticamente tutta la SEO, come fare il titolo, come scrivere la descrizione, come scrivere gli hashtag in modo da essere trovato nelle prime pagine quando qualcuno ricerca un video, come strutturare il video. Cioè, non è che tu fai un video, deve essere un video che la gente poi trova perché YouTube è un motore di ricerca. Video corso pazzesco. E poi se vuoi fare il Cash Cow Channel in Marrakesh Cash Premium hai anche quattro video professionali più lunghi di 10 minuti, li facciamo, che, uh, con cui puoi partire a bomba. So, te li realizzo io dopo la consulenza, li ricevi sette giorni dopo, dopo che abbiamo visto che canale fare e, e quant'altro, li ricevi sette giorni dopo e hai già quattro video per partire a bomba. Kench.michelevalenho.com, uh, sono rimasti sette posti ragazzi, eh? secondo me oggi entreranno perché ieri era Ferragosto ma ho sentito diverse persone, quindi en mh, entrate adesso se siete interessati e ci mettiamo a lavorare. Kench.michelevalenho.com Quindi tornando a noi, l'evoluzione, no? l'amplificazione. La sono partito in una nicchia e questo lo potete fare anche voi, ve lo posso insegnare proprio in, se prendete Marrakesh, cioè non è soltanto una cosa, anche va bene se volete creare un cash cow channel, volete, non volete metterci la faccia, va benissimo, vi posso aiutare e, 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 e vi posso seguire proprio nella creazione, lancio e monetizzazione del canale YouTube, però anche per quelle persone che vogliono metterci la faccia, magari hai una competenza, no? E prendendo esempio dalla mia storia, io ho la mia competenza: promuovere musica artisti emergenti, lo insegno e quindi acquisisco altre competenze che riguardano la vendita di informazioni online e poi vendo queste competenze che ho acquisito nel vendere un qualcosa che sapevo fare. Cioè, tu parti da una competenza e poi amplificare, diciamo, i guadagni insegnando, e puoi aprire un canale YouTube con Già strutturato un prodotto sulla tua competenza. Pos ved vediamo anche questo in Marrakesh nelle due ore di consulenza. Quindi le potenzialità sono enormi. Se, se, se sai fare qualcosa, se sei bravo in qualcosa, aprire un canale YouTube ti permetterà di amplificare, di aumentare i tuoi guadagni. Perché io sono partito, avevo solo, un avevo solo artisti, col mio ufficio stampa promuovevo gli artisti ed erano solo quelli gli ingressi. Dopodiché vado su YouTube, faccio video e creo corsi e ho anche come clienti chi vuole fare il mio stesso percorso. A parte che tramite la realizzazione di video ho aumentato anche i clienti dell'ufficio stampa perché hai un'esposizione perché YouTube è pazzesco. In più guadagni dalla monetizzazione, cioè YouTube è il mio business preferito, si è capito, ma è una cosa incredibile, chi non... io cerco di trasmetterla in questi video. Dopodiché giochino ancora. Pum. Ti insegno a vendere, a crescere su YouTube, a sfruttare YouTube per monetizzare. Pazzesco! L'ho fatto per due volte. Tu magari hai una competenza, iniziamo a farlo per la prima volta. Sai fare qualcosa e magari apriamo un canale YouTube dove, anche se non ci vuoi mettere la faccia, però, sei hai competenza di, di una materia, facciamo il Cash Cow Channel e poi possiamo creare un prodotto. Si può creare anche un prodotto senza metterci la faccia. Un corso in PDF, un, corso, un video corso senza la faccia con l'intelligenza artificiale. Se vuoi aumentare i tuoi guadagni grazie a YouTube partendo completamente da zero, ti spiego tutto. L'unico costo è appunto eh, acquistare Mara ma Cash ma su cash.michelemaragino.com posso seguirti da vicino. Solo 7 posti sono rimasti, ci vediamo dall'altra parte. Ciao!